Che fai, Mire? Ah, raga, e nulla, devo mettere un bottone. Qui ci va lo sportellino alla chiave, però si mette, come sapete, ho fatto altri video, mettere un bottoncino che uno apre lo sportellino, spenge e non voglio accendere la Vespa e un parte. Tanto la metta sul furgone e ve la rubano uguale. Allora, c'ho questi due bottoncini qui. Questo qui, che c'ha del bellino che si illumina la parte interna, se ci sa un'accensione elettronica. Però va bene, si illumina la parte interna quando la Vespa è accesa, ma quando è spenta non si illumina nulla. E non sapevo se metterlo qui oppure qua. Se no, ci metto questo direttamente, uno o due, almeno ci si ricorda bene, così è accesa e così è spenta. Io volevo incastrare qui, che secondo me è la Meglio, meglio. sì, Poi ditemi dipende voi da se me. questo qui o questo incastrato qui dentro, che poi il celeste non si vede, eh? Rimane così il bottone. Il celeste non si vede. E si incastra qua. Però non si capisce poi. Cioè, dai, tanto si capisce, così è acceso, così è spento. Così è acceso, così è spento. Si sente dai tatto, insomma, da come respinge la molla. Io opterei più su questo qui. Così, bellino. 1, 2 e sportellino. Spenta e accesa. Io opterei più su questo. Dennis ha detto che gli garbava questo qui. Ma io opto per le cose più semplici, più pratiche e più durature. Ora, cosa si fa? Cosa si fa? A parte c'è da rimettere la targa a questa. Si fa una cosa. Porta cenere di grette meglio, eh? Non ci confondiamo. Mire. Che siamo ora a gennaio? Mire che? Che Ah, è pensavo lei fa successo? vedere quella lì. Il motore? No, no, questo lascia fare, questo è cilindro Olimpia, albero motore Olimpia. Picchia in testa, ora ho fatto le modifiche, vediamo un attimino. Se le modifiche che ho fatto io vanno bene oppure no. Anzi, questo video è per farvi vedere come procurarsi un aggeggio per accendere il motore senza metterlo sul motorino. Questo io ve l'avevo già fatto vedere. Per accenderlo, che quando il motore gira, questo continua a girare e non schiavettate. Però vi devo far vedere cosa procurarvi per fare per avvisare la vite sul volano, come per avvisare la vite sul volano, che non potete mettere la vite, il volano, le lente, se no schiavettate. Quindi ci vuole sempre un supporto, non si può montare la frizione, non si può montare il variatore, perché il variatore a parte partono rulli, e vabbè. Quindi si fa un supporto dove l'albero è a battere, scusate, la ventola è a battere sulla vite che noi andiamo a mettere. Basta prendere una chiave così, di un levacandele, andiamo a tagliare, vedete? Vieni di qua, passami di qua. Andiamo a tagliare, perché vedete? Questa è proprio precisa. Io l'ho tagliata già, andiamo a tagliare. Dopodiché andiamo a cercare una rondella precisa da attaccare qui. Dopo aver messo sta rondella, ormai non si torna più indietro, chi ha visto ha visto, chi non ha visto non ha visto, si va a mettere la vite. Andiamo a modificare la rondella per bene, poi con l'aiuto di una saldatrice. Allora, intanto attaccata, sì, attacchiamola alla corrente. Andiamo a attaccare il positivo, che sarebbe questo. Ed il negativo, che sarebbe la pinza.
abbassiamo a 55 gradi, andiamo a picciare qui, però non c'ho la 13 a portare in mano, ma lo stringo con questo, va bene, e andiamo. Mi raccomando ragazzi, usate la maschera, perché di occhi ci saranno due soli, e andiamo a dare dei colpettini di saldatura per bloccare il dado. Vediamo un attimino se funziona, se no io faccio una bella figura di me. Si gira e si dà un altro colpetto. Alziamo un po' il volume. Giriamo al contrario. Bello è fatto, raga. Bello è fatto. Semplice, semplice. Facile, facile. Ora lo andiamo a levare. Tanto questo è solo un blocco per reggere la rondella. D'accordo? Cerchiamo una 13 a portata di mano. Il mio amore, che lo sa, è la 13 un mera da. Una 14, va bene uguale, va. Ora brucia, eh? Brucia. Aspettiamo un attimino, ragazzi. Vediamo un attimo chi mi ha chiamato. Almeno si fa tutta una chiamata in diretta. Belle festa finita. Chi mi ha chiamato? Fabio, 130. E il motore comandato, quello nella scatola. Avete visto quella scatola bella imballata di legno fatta da Dio? No, non l'ha fatta Dio, l'ho fatta io. Bene, chiamiamolo un attimo, ora sentiamo, prima gli chiedo se è disponibile per essere online. Fabio! Buongiorno! Buongiorno a te, ascolta, prima che tu parli, sto facendo un video e sei online, ti va bene, no, ti va bene parlare lo stesso? Ho capito, tutti si lavora. Sono in fabbrica, fra un po' c'è il macello, sono uscito un attimo. Vabbè, ma io sto facendo un video e ci sei anche te che in mezzo. Ti va bene, no? Bene, va bene. Sei in fabbrica, non sei mia a rubare, no? Ah, no. Fischia, dillo a tutti. Fischia! Dimmi tutto! Non te l'avevi chiamato te. Ma hai chiamato te, dimmi, che ti devo dire? Che ti do? Ah no, ti ho chiamato io perché il motore è partito stamani. Meno male. Meno male, dopo mesi. Raga, con me non ci vuole, non ci vuole. Ci ho pazienza, via. Roba buona e pazienza. E pazienza. Vai, diglielo a tutti, diglielo a tutti. Ragazzi, Mirello, roba buona e pazienza. E dovete avere pazienza. Ma lui accontenta sempre tutti. E poi si scorda di mettere la marmita nel motore e la paga a parte per conto suo. Cazzi mia! Oh, vedrai! Male non fare e paura non avere. Soldi e paura, mai avuti. Bene, ascolta, siccome in tanti mi hanno chiesto sto bravo, lo vostro bravo celeste oppure no? No, Mire, vendilo pure, tranquillo. Raga, il bravo celeste è in vendita, l'ha detto Fabio. È vero o no? Va bene, va bene. Vai, un abbraccio. Ciao, ci ciao si sente. Voi, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh,
Ragazzi, che si deve fare? Vabbè, è freddo comunque. Vedete? Da un levandere sardato, una rondellina, almeno qua qui precisa precisa, perché è preciso, si mette la rondella, poi si prende un avvitatore, si mette sta giù, l'ho scritto a me, vedete? Quando il motore continua a girare, questo continua a girare, non si schiavetta. Ora però cosa mi serve? Una 13. Andiamo a prendere una 13. Vado e torno subito. Se fagli vedere che fare. Ah! Si cerchi di ora se smontano, si. Il telaio, chi lo vuole, chi non lo vuole, e tutti. Fagli vedere sotto la sella il telaio tutto cardato, ma tipo. Sotto la sella. Mamma mia, schifo. Lo schifo davvero. Questi sono cerchini Bernardi. Le spina di Dennis. Questa è anche lei, quando si è fatto il video dei fari di questa qui? Una settimana fa? No, di più. Di più? Vediamo se parte. Prima quella là! Ghiaccia, fa un fumo becco, sennò qui la mia velina si offende. Ma te la fa nera invece il rosso. Vabbè, si cambia. Anteprima per febbraio! Anteprima per febbraio! Basta, dai, bando alle ciance. Si prende questo affare qui. Ora si sente se questo qui, a parte si vede. Vabbè, non picchia più. Cosa finirà qui? Lascia la candela. Sentiamo senza candela un attimino. Che lavoro fa? Il levandere, chi lo sa, ed essere lì. Scusi, con una chiave celeste? Yes, bravi. Ah, oh, sta durando fatica per nulla. Si leva a mano. La carburazione? Un po' grassa. Un po' grassa. Pressione ora la buona, battere in testa sembra non batte più. Vediamo un attimino se è levato questo volano, perché è leggermente aperto la chiavetta, quindi tendeva a dondolare. Quindi fin quando viaggi bene, quando poi
levi gas, si spacca la chiavetta. Ne ho messo uno un pochino più peso, almeno lui c'ha un capellino meno di ripresa, però c'ha più velocità. Bene, ora si rimonta, non rimonto nulla, lo monto sulla slitta, gli metto la marmita, metto il carburatore e lo riprovo prima di montare il ciao, perché qui ciao avete visto, quello bianco, è stato tutto risardato di qua di là e dura fatica a entrare il motore dentro, ma non fatica, di più, tocca prendilo, battilo per farlo entrare. E l'hanno sardato, me lo dovevano come a cazzo di cane, via, lo posso dire? Beh, vedrai, e mi scappa e non ci posso fare nulla. Bene, con questo siamo a posto, no? Tizi, noi ora vi faccio vedere una cosa, va, veloce, semplice, facile. No, tranquilli raga, è acqua, tranquilli, è acqua, boia antecenera, fischia, pagherebbero per avere un po' d'acqua. Oh, viene via, guarda, forse 2 giorni gli ho messo lo svito. Aspetta. One moment, please. Cerchio Bernardi in vendita. Sì, facile, mi pare facile. No, c'ho da smontare i variatori di là e ogni cosa. Guarda, perde benzina. Quanta acqua c'era in serbatoio? Fischia. Sì, ma anche se tu lo è. Non c'è più. Vabbè, questo minimo era 25 anni, guarda. Che era fermo. Qualcuno mi ha chiesto, mi ha detto, manca le viti, perché hanno visto la foto di qua, no? Manca le viti, e le viti sono di qua. È brula qua. Oh, e gira anche, che volevi? Certo, le ganasce saranno da cambiare di sicuro, però guardate ragazzi. Non sono perfetti? Né graffiare né nulla, guarda qua, fai vedere, '79. Io sono di 72. Bene, io ora mi finisco, provo questo blocco qui, la Titti intanto prende e smonto. Non graffierò mica. No, stai attento a non graffiarlo, perché è importante, Manca anche la catena. Ma non è il problema di questa qui, della catena. È il raccordo che c'è qui. Bene, adesso ora smonto la ruota. Gli do una mano io, un secondino, per aiutarla, mi si fa così, anche questo, buono, si smonta, monta il variatore, frizzoli, chi le vuole questi variatori originali? Ce ne ho 2000 io, chi li vuole? Questi invece si recuperano. Sono originali, metti sempre da una parte. Sto telaio, ho detto, è tutto risa, guarda, fai vedere qua,
tutto risardato. Io ve lo regalo questo telaio, ragazzi, questo telaio lo potete fare il libretto, perché lei era di mio cognato che è andata a miglior vita, gli era studiato quando aveva 14 anni, lei c'è da provenienza, poi ve lo vendo io, sicché avete una sicurezza in più. Così che là. Sento come pesa. Oh, yeah. Boh. Va bene. Mozza variatore da revisionare. Variatore originale. Correttori da 80. Questo si revisiona tutto. E si vende. Si vende questo e si vende anche i cerchi. Ora qui. Sì, uno dice sono messi male, invece non sono messi male, ragazzi, sono solo sporchi, guardate. Aspetta, veloce, veloce, semplice, semplice, faccio le facce. Ci sono brutti cerchi, guardate. Certo, esce da levare lo sporco, però sono belli, no. Sono anche diritti, meglio di così, si crepa. Anche questo va, sto mozzo, no? Come torna il mozzo? Guarda che cascavo qui. Un mozzone di sigaretta è cascavo lì dentro. Di mozzo. Mozzicone. Vabbè, comunque vedete la roba. Fa vedere di qua. L'ultima cosa, di qua. Roba la faccio tornare a nuova io, ragazzi, però giustamente le guarnizioni dentro ogni cosa e vanno sostituite, perché non è che uno fa nosi e dentro lo lascia da fa schifo, no, roba buona va venduta per buona, soldi buoni e roba buona. Beh, comunque ritornate al discorso, sto telaio non è bucato, che se avete visto io l'ho messo a capallin giù, è cascata l'acqua del serbatoio e non è cascata qui sotto, quindi il telaio è sano, sardata a cazzo di cane, ma le sano. Chi lo vuole io glielo regalo, c'ha la possibilità di rifare il libretto perché è lecita provenienza, non ci pensate due volte, che prima arriva e il primo se lo piglia. E non mi rompete le scatole, il telaio lo do con le forche, telaio e forche, struttura questa qui, la sella la butto via, il manubrio lo lascio, ma il faro no, faro e leve non ci sono, e motore nemmeno, e ruote nemmeno. Si legge il numero di telaio qui? Che si legge? Vabbè, basta pigliare un po' di faglietta, se pigliamo un po' di faglietta forse fa vedere se si legge. Con la paglietta. Sì, che si legge. Se no, perché mi hanno messo nome di Great? Perché mi hanno messo nome di Great? Si legge, però vabbè, non lo fa leggere, va, basta, si legge. Mamma mia, sta marmita può tornare a nuova. Vabbè, può tornare carina, dai, basta riverniciarla. Ragazzi, guarda qua, poi, madonna, senti, è di legno questo, guarda che saldatura c'è qui.
Lo regalo. Lo regalo, come se leggeva nel mitraio. Poi oh, la vendo a mire, c'è il video su, su YouTube. Va bene ragazzi, un salutone. Sempre un ringraziamento alla speciale fantastica amica numero uno, moglie, fidanzata, amica di tutto e di più, la Titti. Mezza pedalata e via. Ciao raga.